Rileggendo questo bellissimo libro, tutto sommato qualcosa mi ricordo di Gigi Proietti, beh, riusciamo a capire quanto grande fosse questo attore e quanto fosse amabile. Era un attore che sapeva fare tutto, aveva un talento immenso. Ormai una volta chiesi ad Alberto Sordi: Alberto, chi è secondo te il migliore attore di teatro? Chiesi di teatro e lui non ci pensò un attimo, disse: ma Gigi Proietti, per me Gigi Proietti è il degno erede di Ettore Petrolini. Era un talento assolutamente unico nel panorama dell'arte, si può usare ancora questa parola, dell'arte italiana, dell'arte dell'intrattenimento, dello spettacolo, ma anche della cultura. Sorridente compagno di cordata quando ci divertivamo anche privatamente a raccontare le storielle o a raccontare la nostra militanza quando facevamo il night club. A Gigi regalarono un piccione. E per magnassolo naturalmente, ma Gigi, essendo un animalista, prese questo piccione, se lo portò a casa e lo mise in giardino e lo chiamò Toto. Toto era un volatile non volante, quindi provava continuamente a insegnargli a volare, ma Toto non ne voleva proprio sapere, lo lanciava dal primo piano e Toto, zac. Allora gli mise una medaglietta sulla zampetta, ho scritto Toto e il suo numero di telefono. Un giorno però. E poi Toto è sparito. Dopo qualche ora, all'imbrunire, Gigi riceve una telefonata e questo signore gli dice: ma è il suo un piccione che si chiama Toto? E fa: sì. E dov'è? È a casa nostra. Praticamente Toto si era fatto 4 km a piedi. Con Gigi abbiamo passato delle serate in cui tu tornavi a casa, spesso anche un po' alticcio perché si mangiava e si beveva molto, ma soprattutto con dei dolori, dei crampi agli addominali per un eccesso di risate. Lui era veramente uno scienziato della barzelletta e avrebbe voluto nobilitarla perché riconosceva che ci fosse dentro un valore letterario reale, insomma. Negli anni 70 ho scritto per lui, ero giovanissimo, da Pedro Cavallo, e siamo rimasti amici fino al giorno della sua scomparsa. Ho dei ricordi straordinari per il suo talento, per la sua grazia, per la sua intelligenza, per la sua capacità. Lui era un fuoriclasse. Quanto l'ho odiato Gigi Proietti, un odio proprio viscerale. Erano i primi anni 70 e si sparse la voce. C'è questo mostro teatrale, mostro di bravura ovviamente, Gigi Proietti. Andiamo a vedere Operetta di Gombrowicz, Stabile dell'Aquila, dove lui era protagonista. E rimanemmo a bocca aperta. E subito abbiamo detto: ma perché è capitato proprio nella nostra generazione questo mostro? Ma non poteva nascere una generazione prima o quella successiva? Questo ci rovina tutti quanti, insomma. Ma poi ovviamente dall'odio sono passato all'amore, all'adorazione altrettanto viscerale. Poi ho avuto modo di conoscerlo, siamo diventati amici, per cui io mi tufferò assolutamente nella lettura della sua autobiografia, perché io credo che sia una cosa meravigliosa e che ci fa divertire e lo ci fa amare e adorare ancora di più. Grandissimo Gigi. Mi ricordo durante la presidentessa che io ho fatto con lui era il regista, c'era una battuta che non faceva ridere. Io gli dicevo: guarda Gigi, che questa battuta non fa ridere. E lui dice: guarda, tu non limitarti a dire la battuta, accompagnalo con un piccolo gesto. Sposta il peso sulla gamba destra e con la sinistra alza leggermente il piedino mentre dici la battuta. Io l'ho fatto e veniva la risata puntuale. Non si sa perché, lui lo sapeva come si faceva. Prendere un po' gli studi e quel posto mi sembrava un buon compromesso. Lì veniva spesso una ragazza svedese che lavorava come guida a terra, cioè accompagnava i turisti svedesi che veniva in pullman da Riva del Sole a Roma. Si chiamava Sagitta e oggi, dopo più di 40 anni, è ancora la mia compagna. Questa è l'autobiografia di Gigi Proietti, tutto sommato, che potete trovare in edicola, grazie a un'iniziativa del Fatto Quotidiano. Mi raccomando, compratela perché è troppo divertente. E poi è di Gigi Proietti, il mio adorato, carissimo amico del cuore. Gigi, sei troppo grande. Ciao, compratela perché è bellissima.